marmo si scava e si trova dentro, come diceva il nostro famoso Michelangelo. Barberino rende omaggio al suo illustre concittadino, il maestro Giuliano Vangi, che ebbe i Natali proprio nella casa di fronte al Palazzo Pretorio, che ospita la sua personale. Come associazione culturale Amici di Giuliano Vangi, che rappresento in questa occasione, siamo lieti di poter presentare alla comunità di Barberino e ai tanti appassionati di arte questa mostra Vangi, sculture e disegni. E l'associazione culturale si è impegnata molto per poter dare la possibilità di mostrare ai concittadini le attività di questo grande illustre personaggio, uno scultore di fama internazionale che torna per la prima volta nel suo paese d'origine con 40 opere, sculture e disegni realizzate in diversi materiali. C'è il bronzo, il legno, l'acciaio, l'onice, l'avorio, a dimostrazione di questa grande maestria che lui ha nell'uso dei diversi materiali. Vorrei prima di tutto rivolgere un profondo ringraziamento al maestro Vangi. Credo di farlo non solo a nome mio ma dell'intera comunità barberinese per questa importante opportunità che ci ha offerto e ci ha voluto offrire sia nell'allestire questa mostra con tante sue opere, alcune delle quali anche mai esposte prima, e in occasione della prima apertura completa di questo Palazzo Pretorio, che è stato ristrutturato recentemente e devo dire in maniera veramente quasi commovente. Ovviamente tutto questo è ulteriormente impreziosito da questa mostra del maestro Vangi, il quale tra l'altro a sottolineare ancora la sua generosità e anche l'attaccamento che ha nei confronti di Barberino, ha fatto dono di una statua al comune di Barberino, statua che troverà la sua collocazione proprio in questo palazzo, e quindi è sicuramente un segno importantissimo e che accresce ulteriormente la gratitudine che tutta la comunità barberinese appunto ha ed avrà sempre più nei confronti del maestro Vangi. È un evento irripetibile, non solo per la straordinaria qualità delle opere, ma anche per l'emozione e l'umanità che ci trasmettono. Rinfrescare quelle suggestioni con le immagini del film
supportate dalle parole del maestro e soprattutto proporle a chi la mostra non l'ha vista, è un atto doveroso perché questo evento così straordinario possa continuare a trasmettere emozioni e far crescere l'uomo. E diciamo intanto che io sono nato a Barberino di Mugello e sono nato proprio nella casa di fronte al Palazzo Pretorio, dove ora c'è la banca e c'è anche quel terrazzino. Sono nato proprio lì. Una grande emozione ritornare a Barberino con una mostra dei miei lavori. Mostre non ho fatte tantissime, ma questa qui a Barberino mi è particolarmente cara. Io sono andato via da Barberino, avevo 3 anni, però noi si ritornava sempre a Barberino per tutte le vacanze, il Natale, la Pasqua, con la famiglia, eccetera. Sì che Barberino ce l'ho nel cuore. L'arte è un veicolo di seduzione che deve portarci a conoscere meglio noi stessi. La telecamera permette di entrare in simbiosi con queste sculture, rivelando ogni volta qualcosa che turba e attrae nello stesso tempo. La sua opera ha come fulcro l'uomo, le sue sofferenze, i dolori, i dubbi, le certezze, le speranze, poiché per Vangi l'arte è essenzialmente affermazione dell'esistenza. Questa attenzione solidale al dolore umano, quasi una apprensione, è esplosa alla fine degli anni 50 durante un lungo soggiorno in Brasile a contatto con le sperequazioni, le ingiustizie e le sofferenze di quella terra. I temi approfonditi in Sud America sono rimasti fondamentali e caratterizzanti della sua produzione artistica. L'ho diviso un po' a temi, ho cercato di, per esempio, c'era un tema con Katrina, e quel Katrina era un po' quell'alluvione che distrusse le coste americane, no? Allora io ho fatto tanti disegni di quel tema lì, perché è un tema che mi ha preso abbastanza, perché la natura si vendica delle cose, perché l'uomo approfitta troppo, insomma, della natura. E allora io ho studiato questo tema, l'ho fatto in marmo policromo che ho esposto, sono dei verdi, un verde più chiaro, un verde più scuro, con un verde chiaro come se ci battesse una luce sopra. Poi ho fatto un bronzo e ho fatto molti disegni, ho fatto anche una scultura in granito che qui non era esposta. Poi ne ho fatti una molto grande, io sono un museo in Giappone molto grande, e questa scultura di Katrina ne ho fatte una anche, sarà 4 metri. C'era un altro tema abbastanza sulla violenza dell'uomo, l'uomo contro l'uomo, che ho intitolato Stazzema. Stazzema è quell'eccidio a Sant'Anna di Stazzema in Versilia, che in montagna i tedeschi, insieme ai fascisti purtroppo, ammazzarono, mi sembra, 560 persone. Allora io ho fatto questa scultura e c'è un po' un racconto di un uomo che portava in salvo un piccolo, un bambino in braccio, così correndo, poi gli spararono anche a lui.
così, bambino molto dolce, molto morbido, così biondo, è di bronzo, però gli ho dorato i capelli per farlo più chiaro dei capelli. Così, è un uomo invece molto drammatico, tutto impietrito dal dolore, così. Ho fatto una cosa policroma, anche perché ci ho inserito nell'uomo i sopracciglia di rame con gli occhi d'avorio e pietra lì, in maniera da renderlo più interessante proprio a guardare. E poi ho fatto una serie di piccoli avori, tutti uomini, e c'è anche una donna, c'è un paio di donne, una è metallo e una d'avorio. Questi piccoli avori sono un po' la condizione così dell'uomo, sembrano quasi infreddoliti, uno si tappa le orecchie così, l'ho intitolato per non sentire, perché siamo un po' stanchi di tante cose che ci raccontano, che poi non si avverano quasi mai. C'era esposto vari disegni e anche delle figure un po' più serene, perché non volevo mettere tutte queste cose drammatiche così. E allora ho messo anche una figura femminile, una ragazzina con una vestaglia molto provocante così, molto energica, sicura di sé, cioè, con un sacco di incastri di metalli, rame, poi c'è il bronzo, insomma, le sopracciglia d'oro. Quasi tutte le mie sculture sono sculture policrome, cioè forse è un fatto istintivo, perché fin da piccolo, quando mio nonno mi portava la creta, la faceva seccare e poi ci dava il colore sopra. E ho sempre insistito con questo colore, non facevo mai una scultura senza dargli colore, ci mettevo sempre delle tonalità con il colore a tempera così. E poi questo ho sempre seguitato. Poi alla fine questa policromia l'ho trasformata, invece di dipingerla, la dipingo anche, però molte volte adopro i materiali, c'è tante materie bellissime colorate, no? C'è i marmi che hanno un'infinità di colori, i metalli si può adoperare
il nickel che è bianco, il rame che è rossiccio, il bronzo che c'ha quel marroncino, si può adoperare varie tonalità anche con le materie. Allora io cerco di fare una policromia con le materie, incastrando una materia con un'altra, sempre molto complesso, perché i graniti, i marmi vanno incastrati fra loro, va fatto tutte le impronte, va messo tutti i perni per non farli staccare. A me piace molto, l'ho sempre fatto, e perché è una cosa che è molto immediata per chi guarda una scultura, no? Chi guarda un'opera. Il fatto che quando uno guarda riceva subito un'emozione, cioè della realtà, anche se viene trasformata la realtà, non è che uno rifà il vero in un senso accademico, parte dalla realtà che poi la trasforma in base alla propria poetica, in base al discorso che va a fare. Sono sempre stato innamorato delle materie, fra l'altro sono bellissime un po' tutte, sì. Perché ogni materia, ogni soggetto che faccio nasce già con una materia dentro. E allora certi soggetti si adattano per il metallo e non si possono fare in marmo. Il marmo richiede delle cose più serrate, bloccate, più monolitiche, invece con il metallo ci si può sbizzarrire di più, si può fare una figura che corre anche in punta di piedi, si può realizzare. Il metallo ha una dinamica e un'energia diversa dal marmo. Il marmo si scava e si trova dentro, come diceva il nostro famoso Michelangelo. Il metallo si fa, modellando la creta, si fa aggiungendo pezzo per pezzo, pezzettino per pezzettino, si arriva a trovare una forma. La mostra mi sembra che è riuscita abbastanza bene, so che c'è stato tantissimi visitatori, hanno venduto tanti cataloghi, cosa quasi rara, no? Ti vende tanti cataloghi, tanta gente. E sono felice e spero anche che sia servita questa mostra, specialmente se l'hanno vista in tanti, se l'hanno vista anche i giovani. Io sono un po' per la gioventù. Se non si educa alle cose belle, alle cose poetiche della vita, e se gli si fa vedere solo cose violente, gli si parla solo di violenza, eccetera, vengano su con un animo un po' aspro, indurito. Invece la vita è bella perché c'è delle cose talmente alte, sublimi, e i ragazzi hanno bisogno di vederle, di imparare. Spero che questa mostra sia servita anche un po' ai giovani a capire un po' cos'è la scultura, cos'è la poesia, se ce n'è, non lo so nemmeno, però io ce la metto sempre tutta. I locali sono oggi occupati dalla biblioteca. I tanti visitatori della mostra ritroveranno la donna col vestito di lana che li accompagnerà da quei personaggi scolpiti in modo indelebile anche nella loro memoria.